Un nuovo Half-Life verrà presentato ai Game Awards 2019. Aspettate però a fare i salti di gioia perché potrebbe non essere quello che state immaginando. Half-Life Helix, questo è il titolo del nuovo episodio della celebre serie Valve, sarà infatti un gioco pensato per la realtà virtuale. E non vediamo l'ora di leggere qua sotto nei commenti qual è stata la vostra reazione a questa scoperta. La fonte della notizia, non ancora ufficiale, sembra piuttosto affidabile. Si tratterebbe infatti dello stesso leaker responsabile delle informazioni anticipate su Dota Underlords. E riporta un'intervista che vedrebbe protagonisti l'organizzatore dei Game Awards, Jeff Keighley, uno sviluppatore responsabile di Team Fortress 2, Robin Walker, e una terza persona mai nominata. Il gioco di cui si parla è appunto Half-Life Helix, che a quanto pare sarà disponibile su Steam nel mese di marzo 2020 e avrà il supporto ad HTC Vive. Nel corso dell'intervista si fa menzione anche alla prevedibile delusione da parte dei fan che avrebbero preferito un episodio tradizionale. Uno degli autori del gioco, però, ha detto che si tratta di un esperimento in VR da parte di Valve, che era stato tra l'altro preannunciato qualche mese fa, quando la compagnia aveva parlato di un nuovo titolo AAA per Vive. Per quanto riguarda invece le caratteristiche vere e proprie del titolo, pare che nel mondo di gioco si potrà vedere il proprio corpo per intero e reagire a diverse situazioni. Per esempio, ci si potrà far prendere dal panico, lasciando cadere munizioni a terra mentre si cerca di impugnare rapidamente un'arma perché all'improvviso è comparso uno zombie. Si tratta insomma di un progetto dalle possibilità molto interessanti, che potrebbe rappresentare una vera e propria killer app per HTC Vive. Eppure, la reazione della rete, prevedibilmente, non è stata particolarmente positiva, visto che i fan si aspettavano una vera continuazione della trama. Ai TGA, comunque, ne sapremo sicuramente di più. Così come ne sapremo di più su Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps e di tanti altri giochi. Come ogni anno, infatti, sono attesi diversi annunci e tanti nuovi trailer ai Game Awards il prossimo 12 dicembre. E ovviamente noi di Multiplayer li seguiremo live sul nostro canale Twitch, Multiplayer It, con tanti approfondimenti sul sito e ovviamente anche qui su YouTube. Iscrivetevi quindi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità su Game Awards e su Half-Life Helix.